vigilia e buon Natale a tutti ragazzi da me, Dark Devil 1121 e dalla Diamond League. Siamo qui con questo breve video di recap per quanto riguarda la VL. È andata malissimo, infatti livello 6, manco livello 5, lasciamo stare. E recap anche in generale per quanto riguarda la promo Winter Wildcards, token, eccetera eccetera. Come potete vedere, la guerra è andata molto male, aprirò qui due piccola. Non mi aspetto di trovare niente, perché tanto figuriamoci, vabbè, non si sa mai, poi non mi aspetto nulla, vediamo un po' poi. Ah, questa settimana è stata brutta ragazzi, 6-8 in VL, poi ho finito 10 Dodge, mazza, manco buono per l'SBC ormai, 35, Busquets, andiamo al secondo. Non so manco chi usaremo in squadra perché tanto. Oh, vabbè. Hanno fatto tutti vomitare dal primo all'ultimo. Molto particolare, Kite, Yashin, che probabilmente li brucierei se potessi. Ma questa è un'altra storia. Comunque, tralasciando token nell'SBC, tralasciando l'accesso giornaliero che dovete fare ogni giorno mettendo un giocatore bronzo per 10. No, 12 volte, ok. Ci sta il signor Westbrook per il meme. Vabbè, dovete giocare 6 partite in qualsiasi modalità, avrete il token. L'altro token si trova nel Lounge Argento, nelle tre sfide per Robinson 74, terzino sinistro. Dovete fare 3 vittorie, 6 partite, 8 gol nella modalità Lounge Argento, quindi con la pool argento che si trova sotto quella già completata. L'altro token è qui, con la festa del proprietario vincendo una partita, vi da Zong, famosissimo. L'altro token si trova nei momenti, si tratta di pacchetti intanto, buono buono. L'altro token si trova nei momenti, costa 20, quindi bisogna fare le sfide che ci sono qui. Tra l'altro hanno messo ora gli Stereomaker, vabbè. Però si trova il pacchetto di Stereomaker, grosso Pulisic. Qui nel stagionale ragazzi, a sinistra di questo pacchetto, che è quello del gettone draft, vedrete il pacchetto sempre con 20 stelle che vi darà il token garantito. Io l'ho già aperto, quindi sto abbastanza avanti con i token. E che dire, ma sento interessante questa promo. Sono tanti giocatori veramente importanti e carini, esotici anche, insomma, dipende dai punti di vista. Partendo dall'SBC, non fate Osei Tutu qui, che cazzo è un bidone. De Paul non ve lo consiglio particolarmente, non è scarso, non è fortissimo, è mid, letteralmente mid. La mia combinazione probabilmente con 25 sarà il pacchetto 25 giocatori 83 più il pacchetto 10 giocatori 85 più, oppure il pick giallo invernale, visto che ci sono tanti giocatori abbastanza interessanti, ma per potenziare la mia squadra non lo so. Non ce ne stanno troppi che mi potrebbero aiutare. Pop Ward ragazzi, non li fate, sprecate i soldi e basta. Il Campania non ho giocatori per farlo, rendiamoci conto. E qui c'è altre sfide ben complete, che c'è crisi, c'è crisi. Per il resto, vediamo un po' i. No, non so fare danni, ok. La squadra che ho utilizzato è questa, perché dopo le prime 5 di VL già si vedeva che mi fece. Già la settimana facesse schifo e. Yashin l'ho tolto. Ho tolto Cristiano solo per l'intesa, perché non, togliendo Dalò, togliendo anche gli altri, insomma, era imbridabile quasi. Ho preferito Nunez lì, ma tanto non cambiava niente. Ma che dire, fanno tutti vomitare, assolutamente. Comunque hanno messo qui il filtro Winter Wildcard, spero di sì. Già l'invernale, perfetto. Allora, partiamo da, vabbè, da sopra, che stiamo. De Bruyne, vabbè, è una bella carta ragazzi, con lui tirate, passaggi, fa di tutto, fa KDB, migliore della promo probabilmente, anzi mani basse, bella ombra, va bene così, ho anche cacciatore come trequartista, tanto può fare entrambe le cose. Signore N'Golo Kanté inizia a essere sicuramente usabile, con ombra anche lui, CDC, può anche tirare, sicuramente è meglio la carta base. Non è male, signor Angolo, il problema è il 2 di skill, però del resto, non è che dovete skillare chissà quanto. Sterling
Sancho inizia a essere una bella carta 5-4, triplo ruolo COC-ATT, non è malaccio con queste stats, però c'è di meglio. Sicuramente non vi consiglio di comprarlo, se lo trovate però è molto utilizzabile. João Félix alla destra, esterno destro, ATT, sa fa tutto. Normale normale, molto sus, però non è male, c'ho pure 84 di elevazione, non essendo comunque molto alto, perché può aiutare ogni tanto in situazioni di cross o di calcio d'angolo che sia. Però ragazzi ha belle stats, questo si può usare, ATT forse anche meglio, però cacciatore, altrimenti nada, perché ha finalizzazione bassa, quindi sni. La casetta che è uscita ieri tra l'altro, ma non durante la promo, ma più tardi, se non ho dimenticato di farlo uscire, è tornato quello che sembra essere la casetta di FIFA 17-18, che era una cosa mostruosa. Ve lo consiglio, sì, perché 5-4 alto alto. Questo cacciatore vola, vola, vola molto molto. Valtland 5-5 ragazzi, mettetelo in fascia. 80 di reattività tra l'altro, quindi accelerazione 82, velocità scatto 77. Mettetelo anche trequartista 5-5, fenomeno. Tomori nulla da dire, difensore fenomenale. Questa carta che il mio fa schifo. Tonali non fa schifo. Però per i token che chiede c'è di meglio, tra cui appunto le tre scelte che ho fatto vedere prima. Trippier, due token, so pochi, sì. Però ragazzi, 71 di agilità, questo non può fare il DC, 71 di, cioè non ce l'ha come posizione preferita, tranne se può spostare in game. Però 71 di agilità non può fare il terzino, 80 di dribbling. Non mi ispira fiducia. Ma proprio no, proprio no. Qui abbiamo iniziato Mendy, questa pagina, vabbè Mendy raga. Che beh devo dire, ve lo devo pure dire, se sì, è buono. Sentinella, ombra, quello che volete voi, pure gladiatore volendo, potenziare il tiro se siete player che utilizzate i terzini offensivi, con il gladiatore aumenta. Qui c'è tanta bella roba, per esempio lui, che costa miliardi. E vabbè ragazzi, sì, per forza, li vado a mettere grosso cannoniere, per aumentare anche la reattività che è un po' bassa. Raga è mostruoso. Chiellini ragazzi è il migliore. Ovviamente Giorgione trequartista con 5 di debole. Ragazzi, quando ci facevano tutti i meme, Chiellini trequartista, quando ci meme anche gli autogol, ragazzi, GOT, Chiellini trequartista, mamma mia, fenomeno, fenomeno. De Paul ve l'ho già detto prima, non è una carta eccezionale, però se volete sbloccarlo prego. Tolian non è male, probabilmente insieme a Kwan e Teo il miglior terzino della Serie A. Perché tanto gli altri non è che siano eccezionali, pure Dest, sì e no. Non è una brutta carta, poi se avete una ibrida con la Bundes magari, why not, why not, è un buon giocatore, fa il suo. Pato, vabbè, uno dei più scarsi, cioè, per quanto Alexander Pato sia stato uno dei migliori attaccanti nel suo prime, durato poco per gli infortuni. Però attualmente ragazzi non è utilizzabile nemmeno questa carta, tranne se siete dei fan volete provare a utilizzarlo. Comunque le skill ce le ha, c'è cioè, normale e basso, vabbè, però rendimento conta e non conta, dipende dalla situazione. Non è malaccio, il dribbling però un po' pecca, ma del resto non è male. Klostermann, accelerazione è vergognosa, quindi qua per forza ombra. E niente, buona carta, può addirittura crossare perché si sì, può giocare Ada. Vi dirò, non è il peggior difensore, non è il miglior difensore. 5 di skill, anche qui tutti i difensori con 5 di skill, i portieri, poi gli attaccanti hanno 3, vabbè. Comunque non è male, ragazzi, da promo, tutti i giocatori abbastanza utilizzabili. Come anche Kluivert, o Kluivert, insomma, la pronuncia. Vabbè, Kluivert, vabbè, un meme mio, si deve fare. Oddio, 3 ruoli, non è male, finalizzazione letteralmente spaccato su 80, ma in verità secondo me sarebbe di meno in game, cioè si sente tipo 70. Cadenza abbastanza bassa per poter finalizzare. Con lui dovete provare a fare i cross più che altro. Quindi se non volete potenziare il tiro, vi consiglierei il catalizzatore per potenziare la velocità a 99 e il cross per arrivare a 92. No, 97 perché c'è più 15 il catalizzatore, che inizia a essere una carta veramente interessante. Poi se volete potenziare il tiro, o predatore o anche cacciatore stesso. Non è malaccio però, c'è di meglio. Randolph,
meme, 99 di rinvio, si sblocca con 3 clean sheet totali effettuate dopo aver preso il token di Westbrook che ho visto prima. Che vi devo dire, della Premier, del resto. Daniele Verde, beh, non è una brutta carta, tranne per il dribbling, tranne per la freddezza, tranne per il controllo palla, tranne per la retita. Il dribbling 85 è solo per il meme. Quindi consiglierei no, cannoniere anche qui, per potenziare le statistiche che ho appena linkato. Tranne se volete utilizzare cacciatore, non è malaccio, però 4-3 è uno dei più scarsi sicuramente della promo. Insieme anche a Reinier, che è un solo ruolo, 4-4, ormai è superato. Ci sta Paquetá che è 1000x, poi questo qua gioca in Spagna, Paquetá in Premier, però comunque. Prescindere dai link, ragazzi, Paquetá è 1000x per dire. Ed è questo, chi che manca? Santa Claus. Esatto, è Chong. Santa Claus, lui si sblocca sempre come Randolph dopo il completamento delle 6 partite del token di Westbrook, facendo 3 assist con un terzino. Quindi non ci mettete niente, anche con gli amici in amichevole si può fare. E non è una brutta carta, eh. Però qua ombra, perché la difesa comunque è bassa. Il fisico, beh, lo conosciamo che non è uno super fisico, Klaus. Però non è una brutta carta, dai, si può utilizzare. L'ultimo è Chong, che è ok il tiro, però non ha passaggio, non ha dribbling, non ha velocità. Quindi non può fare manco la TT, che lo mette a TT e dice vabbè. Puoi spostare in game, sì, li vai a mettere catalizzatore anche qui per aumentare il passaggio, oppure motore, ma non fai molto. E poi comunque inibridabile, tranne con gli olandesi, perché è della seconda lega inglese, però, cioè dell'FL, però. Il resto, sono carte abbastanza buone, non è quello il punto. Quindi, mini recap invece della mia VL, come ho già detto, ho fatto 6-8 le prime 14 partite, ho finito con 10-12, no, uno schifo. E niente, voto alla squadra Yashin 2, Dalo 5, Teo 6, Tomori 4, Van Dijk 5, Quadrado 6, 6 e mezzo, Kite 2, Seedorf 6, no, facciamo 7, Marchisio 6 e mezzo, Di Maria 7, Nunez 7, Chiesa 6 e mezzo. Dalla panchina, a parte Dalo, ho utilizzato Perisic, non mi ha mai stupito al 100%, ma comunque ha giocato pure poco, quindi 6. Cristiano 6, perché comunque alla quarta partita già ho tolto lui e compagnia. Darglish 7, Thuram 6, 6 e mezzo. Pagella abbastanza vergognosa, perché più di questo non posso dare a una VL andata così male. Ma tralasciando la VL, signori, qui siamo arrivati a 71 pacchi, infatti non entrano nemmeno tutti nel negozio, ora se li voglio vedere. Vabbè, il pacchetto da 5K lo si apre, tanto voi pensate che vado a scuolare qua. Questo non lo tolgo davanti, anche perché pure i giocatori oro comuni c'è crisi, non ne ho. Non aprendo pacchetti ovviamente il club è vuoto, quindi sono contento di pigliarmi tutti i giocatori possibili. Sto tenendo tutti i pacchetti sopra i 5.000 crediti, quindi a 7.500 in su. Passando anche per il zinco, vi faccio un attimo vedere molto velocemente. Qui sotto ci sono tanti altri pacchetti importanti e meno importanti. Questo qua è 75 più, vabbè, questo me lo tengo. Non si sa mai, non si sa mai. Quei sui pacchetti esotici, sotto stanno altri, boh, 50-40 pacchetti che siano. Qui sto iniziando a mettere, ma insomma, c'è crisi pure qua. Non andrei a spendere 75.000 crediti. Potenzialmente, anche se qua dice che contiene anche un gettone scambi invernali che è abbastanza importante, però capisci che non lo so, anche perché poi come faccio l'SBC se do tutti i crediti, già non c'ho giocatori nel club, dipende un po' dalla situation. Però siccome io sono per il content, c'ho un MIF da scartare per aprire quel pacchetto, sia perché voglio il gettone, sia perché non si sa mai, 36 più una grossa sculata. Vediamo se c'ho un qualcosa da scartare, va. Carte maggiore. Mazza. Capite che queste sono carte maggiori, sono carte speciali in prestito, ok. C'ho Vicario, Benventura, Henderson. Vicario. Il Got, no, il Got no, sono Rixi a rabbia. Andiamo a dare via Scoot Henderson. Non è Scoot, ma vabbè. Scoot
tutto il prospetto dell'NBA. No, per il contenuto, ragazzi, per il contenuto lo sto a fare. 75.000 crediti che volano. Ma va bene così. Anche perché voglio il token, non si sa mai mi serva. Dove sta? Questo. 86 o 4,7% gelo invernale. Vai, vai. Per il contenuto. 75.000 crediti buttati. Almeno workout. Mazza che sbocco, 86 più 75.000 crediti per questo. Madonna. Ecco perché ragazzi, non dovete mai aprire i pacchetti dal negozio, neanche i crediti, neanche i FIFA Points. Soprattutto per i FIFA Points, perché tanto vi fregano i soldi. Ma io lo faccio per il contenuto, anche perché già non ho grossi spacchettamenti, non posso fare grossi spacchettamenti come fanno gli streamer eccetera. Però quello che posso ve lo porto. Comunque, ciancio alle bande, mando alle ciancio signori. Non so quando vedrete il video, ma penso il 24 pomeriggio, quindi nuovamente buona vigilia a tutti. State con le famiglie che è importante, ragazzi. Buon Natale anche per domani da parte sia mia sia di tutta la Diamond League. Il campionato ragazzi di Formula 1 riprenderà il 17 con Miami, come riprenderà, inizierà il 17 con Miami e quindi rimanete con noi ragazzi sintonizzati e con la campanella attiva per non perdervi nessuna delle mie scleraggini su FIFA, ma in generale comunque tutti i contenuti che porteremo su questo canale sperando di andare sempre a migliorare anche e soprattutto grazie al vostro sostegno. Signori, a parte che scarterei tutta la squadra, vi ringrazio nuovamente per la visione di questo video. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un like, commentate, condividete e ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Buon Natale a tutti, ragazzi.